pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più là. Manca poco da quando, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, gira, 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 e chi ci fermerà? Wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone. Ricordandolo come campione, lo vediamo là, in quella buia e tragica foresta di Arenberg, quando all'uscita vedevamo il suo bel viso tinto di carbone per la polvere delle miniere. Con gli occhi fissi, lontani, lontani, con in mente quel velodromo infinito, 500 e più metri. E quando vi entrava quell'impressionante boato del grande pubblico per acclamarlo, e lo vedevamo compiere l'ultimo mezzo giro a braccia alzate, felice, felice, contento, mentre il pubblico seguitava ad acclamarlo, a urlare il suo nome. E poi ci piace ricordarlo, ci sembra di vederlo, sporgersi dall'ammiraglia per dare suggerimenti a Mario Cipollini, a Paolo Bettini, a Alessandro Parlan, perché non sbagliassero niente, perché si concentrassero per andare a conquistare quelle quattro maglie iridate e quell'oro olimpico. Ma Franco lo vogliamo ricordare anche oltre lo sforzo per la persona che era. Questo uomo bello, intelligente, affabile, disponibile. Come si fa? Sono quegli uomini che vorresti incontrare tutti i minuti, che vorresti prendere il caffè insieme. Ora lui sta incamminandosi un cammino che lo porterà lontano, lontano, lontano. E dove lassù saranno ad aspettarlo tantissimi amici, in quell'immenso azzurro che a lui piaceva tanto.
Presso la misericordia di Castelguidi e Cantagrillo viene consegnata l'onorificenza di cittadinanza onoraria del comune di Serravalle Pistoiese ad Alfredo Martini, presidente onorario della Federazione Ciclistica Italiana, ex commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Le motivazioni sono la grande amicizia che legavano Alfredo Martini al compianto Franco Ballerini, una serata ricca di emozioni, una serata che ha visto tanti ospiti, tante autorità presenti qui per festeggiare Alfredo Martini insieme ai suoi nuovi concittadini e a tutto il popolo del ciclismo della Toscana e non solo. Mochi Renzo, sindaco di Serravalle Pistoiese, quest'oggi si aggiunge un grande cittadino a questa comunità, Alfredo Martini. Sì, è con grande soddisfazione, da tempo avevamo pensato a questa cosa, nell'estate abbiamo preso dei contatti, d'altronde Martini è legato fortemente, come sapete, a Serravalle per alcuni motivi, soprattutto per la grande amicizia che aveva con Franco e comunque sempre presente sul nostro territorio a tutte le manifestazioni, a portare, diciamo, ciclismo nelle scuole, quindi si è ritenuto necessario dargli la cittadinanza onoraria. Per questo stasera abbiamo concretizzato questo sogno che avevamo già da un po' di tempo. Un cittadino così fa davvero diventare Serravalle una delle capitali del ciclismo? Sì, per diventare capitale del ciclismo, e questa è una buona cosa. Comunque in questo territorio il ciclismo è un qualcosa di importante, ci sono tante società a livello giovanile e si sa che il ciclismo senza il livello giovanile non vive, però ecco, negli ultimi anni siamo anche un po' cresciuti, abbiamo organizzato alcune manifestazioni importanti e vorremmo proseguire, anche se purtroppo momenti oggi sono un po', c'è momenti un po' difficili, però vedremo se intanto riusciremo a realizzare il sogno di fare il secondo Ballerini Day nel mese ora di giugno. Infatti proseguire nel crescere con il ciclismo nel ricordo di Franco Ballerini. Sempre, perché l'importanza di Franco per questo territorio si sta accorgendo ora, non c'è più. Alfredo Martini quest'oggi diventa cittadino di Serravalle Pistoiese, un territorio che ti ha sempre accolto come un fratello, e quest'oggi ufficializziamo questa cosa. Ma per me è un onore, è un doppio onore, perché ricevere la cittadinanza di Serravalle. Serravalle è un posto a me conosciutissimo, perché sono passato tante volte quando io correvo per la C Montecatini, e parlo degli anni 39-40, fare il Serravalle, fare questa rampa di Serravalle per me era come fare un test, si chiamano così oggi le prove che si fanno per sentire se siamo più o meno in forma. E poi è un doppio premio, perché me lo danno gente, cioè me l'hanno dato gente che mi conoscono. Allora, quando la stima ti viene da persone che ti conoscono non solo perché tu hai fatto dello sport o perché tu sei stato dirigente o tecnico, ma anche come persona, e questa è la cosa più bella che uno può ricevere. Molti quando pensano ad Alfredo Martini pensano ai tanti anni di commissario tecnico e poi tanti anni come presidente onorario della federazione, ma parliamo un po' anche dell'Alfredo Martini che era corridore, lo hai ricordato sul Serravalle. Quanto è cambiato il ciclismo? La domanda può sembrare banale, ma insomma in quegli anni era veramente difficile avvicinarsi ad uno sport come il ciclismo. Non era difficile, era faticosa la corsa, perché allora erano gare che si aggiravano su 300 chilometri, Giro della Toscana, Giro della Romagna, che erano grandi classiche in Italia, e di questi 300 chilometri ne dovevi fare almeno 150-160 su strade bianche, sulle strade serrate, quindi poi non c'era l'assistenza che c'è oggi, era un ciclismo molto faticoso, però ti privilegiava anche, perché correndo in bicicletta e arrivando al professionismo tu riuscivi ad andare all'estero, salire sugli aerei, a conoscere gente nuova, andare nei belli alberghi, cosa che era difficile per la gente che apparteneva alla classe operaia. Insomma, il ciclismo era uno sport di fatica, ma come tu stesso
hai ricordato qualche, proprio in occasione della scomparsa di Franco Ballerini. Franco Ballerini fu uno dei primi corridori, uno, come tu stesso definito, uno dei primi bei corridori che si sono visti. Oggi, se sei qui, è proprio anche per il legame che avevi con Franco Ballerini. Dai, Franco aveva avuto da madre natura delle doti particolari, perché non si arriva a vincere delle Roubaix come ha vinto lui, la Parigi-Bruxelles, ha vinto una grande corsa a Montreal, ha vinto tappe al Giro d'Italia, ha vinto corse in Belgio, classiche in Belgio, insomma è stato uno che ha dato tanto al ciclismo, che dette tanto al ciclismo, e purtroppo abbiamo perso un punto di riferimento, ma più che altro l'hanno perso i giovani, perché lui riusciva a parlare ai giovani e parlava in un modo che sapeva farsi ascoltare. E tutti gli amici che oggi sono qui a Casalguidi a conferirti questa cittadinanza onoraria, penso che ti debbano dire un grazie per quello che sei stato e per quello che sei e per quello che continui a fare al ciclismo. Io posso anche accettare un grazie, no? Però sono io che debbo ringraziare la gente, il pubblico, per quello che ho ricevuto io dal pubblico, per quello che ricevevo da Franco quando lui tornava da aver parlato ai ragazzi delle scuole e mi raccontava tutto. Era uno stare insieme straordinario. Grazie mille. Luciano Talini, presidente del Comitato Provinciale di Pistoia e Serravalle nella provincia di Pistoia, quest'oggi si impreziosisce di un grande concittadino, Alfredo Martini, che per il mondo del ciclismo è davvero un monumento. Questa iniziativa del comune di Serravalle Pistoiese è stata proprio una cosa eccezionale per il ciclismo, perché Alfredo proprio in questo paese era un paesano anche quando c'era Franco, perciò è stato giusto questa scelta a una persona che non è solo una persona di ciclismo, ma una persona che insegna e ha insegnato finora il modo di vivere vero e proprio, non solo per il ciclismo ma anche nella vita privata. Roberto Cappellini, assessore allo sport della provincia di Pistoia, quest'oggi qui a Serravalle si festeggia un nuovo concittadino, Alfredo Martini, che vale davvero tanto questo conferimento anche per tutta la provincia. Sicuramente è un riconoscimento giusto e opportuno a un uomo che rappresenta la storia del ciclismo italiano, voglio dire, insomma, un uomo che è stato per molti anni commissario tecnico nazionale, un uomo che aveva un'amicizia fortissima, grandissima, con un altro grande campione del ciclismo, qual è stato Franco Ballerini, che era appunto un cittadino di Serravalle. Quindi ecco, un atto che riteniamo giusto, dovuto, opportuno, e anche noi come provincia siamo felici di avere questo nuovo concittadino, essendo diciamo cittadino onorario di Serravalle, diventa di fatto anche un cittadino onorario della nostra provincia, e di questo siamo molto felici. Fabrizio Fabbri è stato direttore sportivo di Franco Ballerini, e se oggi viene conferita questo riconoscimento qui ad Alfredo Martini è proprio per la sua amicizia con Franco Ballerini, quindi dobbiamo salutare Alfredo da tutta la comunità di Casalguidi e Cantagrillo, perché è davvero un amico di questa comunità. Sì, sono molto felice e orgoglioso che il paese abbia riconosciuto i meriti di Alfredo, e tanto che è stato anche mio commissario tecnico per 6 volte, e devo dire che il binomio Martini-Ballerini purtroppo per un tragico evento si è spezzato, però funzionava a meraviglia, i risultati l'hanno dimostrato, soprattutto non solo di risultati ma anche di orgoglio, di amicizia, di professionalità, di parole dette al momento giusto. È veramente una cosa, stasera sentendolo parlare come sempre naturalmente, però stasera credo che anche lui le parole che diceva le sentiva in modo particolare, soprattutto le sentiva perché erano rivolte a Franco, a noi indirettamente, ma soprattutto rivolte a Franco.
Stefano, benvenuti, consigliere nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, quest'oggi qui in uno dei luoghi dove il ciclismo è davvero radicato, si festeggia un grande del ciclismo italiano, Alfredo Martini. Ho sentito parlare di alcuni assenti anche per motivi istituzionali, io non avevo obblighi istituzionali, ma se anche li avessi avuti per niente al mondo sarei mancato a una serata come questa, che è il miglior modo di festeggiare il Natale insieme ad Alfredo, con cui molte volte faccio il tragitto per Roma in occasione del Consiglio federale, e per me è sempre un piacere presenziare a quelle che sono le sue, chiamo prediche, ma sono i veri e propri insegnamenti. E poi il Natale è vissuto così, insomma, insieme ad Alfredo che riceve a sua volta un bel regalo, era una serata da non perdere. Alfredo, si festeggia in questo limbo di terra qui della Toscana, che davvero lo abbiamo definito in precedenza forse la capitale del ciclismo. Non è eccessivo parlare di capitale del ciclismo? La capitale del ciclismo, come tutti sanno, ora che sei giovane, il famoso triangolo delle Bermude è quel limbo di terra che racchiude un po' tutti quelli che sono stati menzionati stasera, ed è da Stabia, Lazzaretto, Mastromarco, Cerbaia, e che però ha annesso, grazie alle conquiste fatte dal Bar, che anche stasera è stato presente qui tra noi, e fa parte anche questo del vero triangolo dove Eagle ci invidia, perché dov'è la sede dell'Unione Ciclistica Internazionale non hanno niente a che spartire, non c'è uno che si intende di bicicletta e non c'è neanche un corridore. Qui quest'anno si è vinto tutto quello che c'era da vincere, dal tricolore alla Vuelta, quindi più facile così. E Alfredo è a sua volta cittadino onorario di questo triangolo. Editha Puciscaite è una grande del ciclismo femminile che da poco ha concluso la carriera agonistica, però è voluta essere qui presente per ricordare Franco Ballerini e per celebrare Alfredo Martini. Sì, Alfredo Martini è l'uomo simbolo del ciclismo e soprattutto amico, e noi appassionati ciclisti lo conosciamo molto bene e lo apprezziamo soprattutto per i valori umani. Quindi è stata una bella emozione, non solo per Alfredo Martini, ma anche per noi. Sicuramente è stata un'emozione che Alfredo ha condiviso con non solo i suoi nuovi concittadini, che erano tanti, ma con tutti i cittadini del ciclismo che in Italia e in queste zone sono davvero tantissimi, gli appassionati che gli sono vicino e, come lui stesso ha detto, gli danno forza. E gli stessi che hanno dato forza a te durante le tue avventure hanno dato forza a Franco Ballerini quando ha vinto tutto quello che ha vinto, le grandi classiche del nord. Sì, la Toscana è terra di ciclisti, si respira una forte passione e proprio per questo è un'altra ragione in cui ci conoscevamo molto bene, io e Franco, che era per me un amico, e invece Alfredo Martini, che viaggiava sempre in coppia con Franco Ballerini, era un grande maestro per me, era un grande maestro di vita. E quindi inesauribile energia, il prossimo anno compierà 90 anni, ma presente in ogni festa, ed è ogni volta ascoltare le sue parole e come toccare con le mani le emozioni, perché lui tocca sempre il tasto giusto e non si vergogna delle emozioni, anzi al contrario le esalta, però non è mai, nello stesso tempo non è mai banale, quindi è un maestro di vita per tutti noi. Andrea Taffi non manca di essere presente quando si festeggia Alfredo Martini e quando si ricorda Franco Ballerini, due persone che hai conosciuto molto bene e che hanno rivestito un ruolo molto importante nella tua carriera e forse anche nella tua vita. Ma senza ombra di dubbio, diciamo che questa sera è stata proprio una serata molto speciale, molto particolare, toccante nello stesso tempo, e nello stesso tempo abbiamo reso omaggio a un grandissimo campione come Franco Ballerini e a una grande persona quale Alfredo Martini, una persona che le parole penso che hanno già detto tutti che mi hanno preceduto nelle interviste, una persona che tutti vorrebbero avere. Noi in Italia abbiamo questa fortuna e quindi Alfredo è l'icona un po' di tutti noi, e direi che questa onorificenza che gli è stata attribuita questa sera dal Comune di Serravalle penso che sia
il giusto, la giusta gratitudine per una persona che ha fatto tanto per lo sport, ma non solo per lo sport, anche nella vita in sé per sé. Quindi grazie Alfredo per tutto quello che fai, che hai fatto e che farai nel futuro, perché ricorda che nel 2013 Alfredo c'è i campionati del mondo, quei campionati del mondo che abbiamo voluto fortemente in Toscana e che grazie al tuo apporto e all'apporto di Franco siamo riusciti appunto a poterlo portare qui nelle nostre strade. Sarai determinante per noi, caro Alfredo, e quindi è l'augurio di essere sempre così e di continuare nella tua vita come hai sempre fatto e come sei, dei tuoi grandi insegnamenti che hai dato a noi. Grazie Alfredo.